Amici di Tablet Mania, bentornati sul nostro canale di YouTube. Io sono Cristian Bosco e sono in compagnia di Lucio Prosperi, che oggi mi aiuterà a fare le riprese dell'Acer Iconia. Lucio, vuoi salutare? Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, facciamolo vedere subito. L'Acer Iconia, che adesso Lucio si avvicina con la videocamera, è un dispositivo molto particolare. Come vedete, è dotato infatti di due display full touchscreen. Poi ci torneremo. Che cosa dire quindi? Come definire più che altro questo prodotto? Non è sicuramente un tablet, anche perché lo vedremo, sia per dimensioni sia per peso, pesa quasi 3 kg, 2,8 kg, certamente non può essere definito un prodotto portatile. Acer lo definisce come un touchbook e alla fine forse è la definizione più calzante, perché è un, in pratica un piccolo computer con la particolarità però di avere questo doppio schermo che dà al dispositivo tutta una serie di funzioni molto particolari. Prima di farvele vedere, però, volevo farvi vedere proprio il dispositivo. Ecco, come vedete, Lucio adesso lo inquadra, ha le caratteristiche tipiche di un notebook. Questo è l'ingresso per ricaricarlo, ha una porta, un ingresso HDMI, due porte USB su questo lato, nulla sul fronte, poi vi farò vedere anche dietro. Si può estendere comunque fino a 180 gradi. Adesso facciamo vedere l'altra parte. Ingresso per le cuffie, per il microfono, un'altra porta USB, poi abbiamo un ingresso VGA e questo è l'ingresso per il cavo di rete. Pulsante di accensione e spegnimento, e di qui abbiamo un tasto per far comparire la tastiera, poi vi farò vedere come. Diamo qualche caratteristica. Il display è da 14, entrambi i display sono da 14 pollici, risoluzione di 1366x768 pixel, adesso li mettiamo in posizione normale, ha un hard disk da 500 GB, ma sono previsti anche altri tagli, 3 MB di RAM e processore Intel. Ok, diamo uno sguardo alle caratteristiche. La prima, la vediamo subito, è che l'Acer Iconia è fatto per essere comandato con tutta una serie di gesti. Vediamo il primo. Due mani sul display inferiore per far comparire una tastiera virtuale con tanto di touchpad. Lo vediamo. Quindi un mousepad con cui comandare in maniera tradizionale, come fosse un computer, sistema operativo, lo vedete, Windows 7, dalla parte inferiore del display. Ma l'altra particolarità è la tastiera, chiaramente. Adesso apriamo, per esempio, un file per scrivere. Scriviamo qualche cosa. Lucio, cosa scriviamo? Scriviamo Lucio. È molto bello e simpatico, direi. È molto bello. No, diciamo di no. È molto... Lucio, molto simpatico, ma vabbè, vedete, insomma, si scrive bene, direi. Anche perché, no, questa è un'altra funzione, ve la faccio vedere dopo. Insomma, la tastiera poi oltretutto è personalizzabile, si può cambiare dall'inglese all'italiana, cioè, ha tutta una serie di cose particolari, poi si può cambiare la skin, si possono cambiare, si può cambiare come viene visualizzata la tastiera, si può fare un training, si può calibrare, insomma, molta cura. Si possono perfino allargare o restringere i tasti. Chiudiamola per il momento. Ecco, altra particolarità, lo vedete, anche il display superiore è touchscreen. Chiaramente il display inferiore è multitouch per consentire, insomma, una digitazione più agevole. Ok, l'altra cosa che vi voglio far vedere, che è poi il cuore del sistema di controllo dell'Acer Iconia, è l'interfaccia Acer Ring. Ok, si attiva appoggiando una mano sul display, l'avete visto?
dall'interfaccia Acerrin possiamo accedere, adesso Lucio ve lo farà vedere, a tutta una serie di funzioni particolari. In pratica l'interfaccia che Acer ha predisposto per l'utilizzo di questo icone. Partiamo dalla prima, il touch video. Beh, molto semplice, è un programma per fare il browse dei contenuti video all'interno del computer. In questo caso andiamo direttamente alla library. Ecco, con una semplice pressione sul touch attivo il video che compare poi sullo schermo superiore. Lo chiudiamo, ha un buon audio tra l'altro. È molto simile, torniamo all'interfaccia, è quella della musica, stessa cosa, la possibilità di effettuare il browse, di cercare all'interno delle varie librerie e dopodiché, sempre con pochi semplici tocchi, piace non solo la musica. Bella, bella, rilassante. Anche perché l'interfaccia inferiore poi permette anche di utilizzare tutte le caratteristiche del riproduttore multimediale, quindi l'avanzamento oppure di aumentare il volume, si fa tutto con le dita, è tutto touch. Va bene. Potremmo ascoltarla per ore, ma forse andiamo avanti. Va bene, questo diciamo era l'antipasto. La parte forse più interessante è legata invece all'utilizzo del browser. Questo perché... Forse devi attaccare il cavo diretto. Ah, giusto. Grazie Lucio del suggerimento. Sono venuto qua apposta per ricordarlo. Senza cavo diretto internet non va. Questo è il nostro primo consiglio. Per cui colleghiamolo. Adesso chiudiamo un attimo. Torna. Non ridere Lucio. È partita. Adesso chiudiamo un po' di cosette. Riattiviamo l'interfaccia e andiamo sul nostro touch browser. Perfetto, andiamo qualche secondo per il collegamento. Va bene, adesso lui si collega alla pagina iniziale, che è quella della Cericonia, naturalmente, ma noi andiamo invece nei nostri preferiti di navigazione, perché vi voglio far vedere, per esempio, la visualizzazione del nostro canale di Cellulare Magazine. Ecco, la cosa interessante è che, vedete, tutta la pagina può essere visualizzata. Quindi molto interessante, ok, molto carino, no? Si può anche allargare, adesso lo faccio vedere così, perfetto, abbiamo fatto vedere. Un'altra particolarità, adesso ve la faccio vedere, per esempio possiamo catturare delle aree dello schermo, delle parti che ci interessano. Per esempio io qui evidenzio le due aperture, così vengono definite in gergo queste due notizie sul nostro sito, e a questo punto, premendo, posso aggiungere al mio My Journal. Che cos'è My Journal? My Journal, perfetto, è un'altra applicazione contenuta all'interno di Acerrin che consente di tenere questi ritagli, che però sono dei ritagli attivi. Cosa vuol dire attivi? Che si aggiornano automaticamente ogni giorno. Quindi io, per esempio, su questo mio giornale personale, dove ho raccolto dei frammenti di vari siti, posso ogni giorno vedere aggiornata, per esempio, l'apertura di Cellulare Magazine, piuttosto che queste c'erano già da prima, adesso però non si stanno caricando. Sono per esempio delle strisce di fumetti, piuttosto che la pagina di un video, eccetera. Ecco, però adesso va bene, ci torniamo perché qui fa un po' fatica a caricare in questo momento. Ok, lo chiudiamo. Simile al My Journal è lo Scrapbook, che è un'altra funzione che vi facciamo vedere. Che cos'è? È una specie di, chiamiamolo, libro dei ricordi, di lavagna, no? Dove noi possiamo, lo vedete, prendere delle fotografie, delle immagini, posizionarle,
allargarle, ruotarle a piacimento, riusciamo a farlo vedere, sì. Sì. E dopodiché possiamo aggiungere per esempio anche delle scritte. È molto basico come utilizzo, però per esempio qui Lucio, vediamo, aggiungere il nome, e possiamo fare delle composizioni molto, molto carine. Insomma, è più che altro un divertimento. È un piccolo software, non lo potrei neanche definire di fotoritocco, no? Un piccolo album fotografico che è ampiamente però personalizzabile con immagini, con scritte, eccetera, eccetera, eccetera. Qui si possono scorrere tutte le immagini che si hanno in memoria e selezionarle, vedete, le posso aggiungere semplicemente trascinandole sulla lavagna. Vediamo un'altra cosa, sempre della nostra interfaccia. È l'applicazione di Acer dedicata ai principali social network. Vedete, abbiamo Facebook, abbiamo YouTube e abbiamo Flickr. Adesso noi qui non ci siamo registrati, però avendo una password e un nome utente a uno di questi social network è possibile registrarsi, connettersi e avere tutto sotto controllo. E poi guardate, per esempio, andiamo a selezionare un video e lo vediamo automaticamente sullo schermo superiore. Si è fatto male. Direi che si è fatto parecchio male, sì. Va bene. Questo lo chiudiamo. Direi che dell'interfaccia vi ho fatto vedere tutto, di Acer Ring, sicuramente le cose più interessanti. Ah, voglio farvi vedere un'altra cosa. La gestione dei... Devo chiudere questo. Ecco, questa è invece la gestione dei vari device del dispositivo. Da qui potete attivare per esempio il Wi-Fi, il Bluetooth, vedete? Semplice tasto, si attiva e si disattiva. La luminosità dello schermo, sia di quello superiore che di quello inferiore. La retroilluminazione, potete tenere d'occhio lo stato della batteria, lo vediamo. E poi la cosa più interessante, molto carina, adesso qui però non ho con me una chiavetta, inserendola qui, vedete, questi sono gli ingressi, vedete, i due ingressi USB, quello HDMI, eccetera, e automaticamente viene visualizzato il nome della chiavetta. Questo è molto comodo perché quando poi avete tante finestre aperte sullo schermo, piuttosto che non vi ricordate più il nome della chiavetta che avete inserito, perché magari ne avete inserite più di una, qui lo potete vedere facilmente. Va bene, abbiamo fatto vedere, diciamo, gran parte delle particolarità di questo Acer Coin. Come considerarlo? Un giudizio? Ma diciamo che dimensioni e peso lo fanno un attimo essere poco trasportabile, quindi è dedicato più a un utilizzo casalingo. Un peccato, perché è sicuramente bello da vedere e da utilizzare. Ha bisogno, secondo noi, di una clear application con cui possa essere utilizzato in maniera specifica. Rimane un oggetto comunque molto bello, un esercizio di stile, direi, da parte di Acer molto interessante. Bisognerà vedere se arriveranno delle nuove applicazioni dedicate. Per cellulare Magazine e Tablet Mania è tutto. Un saluto da Cristian Boscolo e Lucio Prosperi. Alla prossima.